Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel e bentornati a un nuovo appuntamento dedicato a Sid Meier's Civilization 6 con Gathering Storm. Siamo nel Rinascimento, anche se è il 1130 d.C. e la cosa più bella dello scorso episodio, secondo me, sono state due: il mausoleo di Halicarnasso costruito a Bruxelles e il fatto che comunque abbiamo potenziato le caravelle che adesso stanno andando veramente ad esplorare i sette mari e spero di trovare qualche nuova zona da colonizzare. Sono molto curioso per questo episodio. Nel frattempo, a terra continuiamo a costruire amicizia con Cupe, se, certamente. Continuiamo a costruire una meraviglia a Sidone e distretti ovunque. Il fatto che abbiamo un'alleanza Nella economica. diplomazia ci sono due tipi di problemi, piccoli Ho e visto una cosa che mi ha grandi. fatto sorridere. I problemi. Allora, le tue città dirette verso una città alleata forniscono più 2 cibo e più produzione. Wow! Questo assolutamente va fatto. Sorridevo perché essendo alleato con Pacciacuti, adesso vedo che cosa è stato costruendo. Città proibita in 52 turni, noi ce l'abbiamo in 10, quindi. Caro Paccia Paccia, non so. Allora, andiamo sull'umanesimo. Ingaggiamo anche Darwin, va bene. Ancor Vat costruito, una tempesta violenta. No, ma questo è bellissimo. Ragazzi, questo è Gathering Storm. C'è una tempesta, vediamo se riusciamo a vederla. Un uragano di categoria 4, direzione nord-ovest, si chiama Hawa. Può rendere più fertili le caselle colpite, può danneggiare i miglioramenti distretti, può danneggiare le unità navali. Non ci passo in mezzo, anzi scappo molto rapidamente. Rimane la nuvoletta. Perché non voglio appunto che la mia nave venga distrutta da sto coso. Tra l'altro non so a che velocità si sposta ad ogni turno, quindi non vorrei essere colpito comunque per sbaglio. Interessante. E qui abbiamo un apostolo che ha ancora una carica, vediamo se a Cartagine riesce a dare il suo meglio. Intanto, il buon Darwin dove va? Va alle Galapagos. Perché vicino alle meraviglie naturali ci darà un boost di tecnologia. Vediamo dove si sposta sta cosa. Il male che porta tutte le navi all'interno dell'uragano, vabbè. Seguendo le orde di po le orde, le orme di pochi ardimentosi, la Fenice circumnaviga il mondo. Yes! Siamo stati i primi, pare. Sì, la Via Remea ha scoperto, non so come perché qui manca un pezzo, ma ha scoperto che il mondo è tondo. Io lo sapevo già, ma non volevo dirglielo. Università completata, Biblo, ok. Mulino d'acqua per il cibo. E qui boom. No, niente, Cartagine rimane shintoista. Va bene. Intanto continuiamo ad incontrare città-stato. Babilonia, Kumasi, Benone. Scendete. Devo trovare delle meraviglie naturali. Mi danno tanti punti, epoca. Tre caravelle in giro per il mondo, bellissimo. Chissà se siamo abbastanza bravi e fortunati da portare a casa la città proibita in 8 turni. Sarebbe un bel colpo perché è una carta jolly in più. Purtroppo non troviamo altre isole conquistabili, qui in mezzo all'oceano c'è solo l'oceano, tranne l'isola di Kirina che però è già stata colonizzata dai malinesi. Argento e cavalli in cambio di 13 per turno, uno di salnitro, accettiamo. Tanti cavalli. Ah, L'astronomia. posso comprare una Eh rotta? sì. Non me ne ero accorto. La compriamo a tiro. Andare su un ingegnere militare così vediamo se abbiamo il salnitro, se siamo fortunati, dai. Niente, qui sto tenendo praticamente l'esplorazione, tra virgolette, a mano, perché non voglio finire ad esplorare le zone più classiche. Intanto qui abbiamo questa Biareme che dovrebbe tornare ad Ainhoc. Ora abbiamo circumnavigato davvero, per diventare una caravella, così ne abbiamo 4 e l'esplorazione inizia ad andare veloce, veloce, veloce. Se siete d'accordo con me, penso che sia una buona soluzione visto che abbiamo l'ambizione Hic Sunt Racones, magari riusciamo a portare la civiltà in unità dell'oro la prossima.
Ok, tiro. Mostrami le rotte per oro. E secondo me... Davvero, Niani? Pensavo che sarebbe stata una... Una Inca. Va bene, andiamo a Niani allora. Iniziamo una nuova rotta dalla nostra capitale alla capitale del Mali. 20 euro per turno. Wow! Intanto la nostra spia che cosa sta facendo a Parigi, visto che non dice nulla. In viaggio, manca ancora un turno. Ok. 500 scienza. Non mi piace, ragazzi. Ci sono meraviglie naturali che danno molto di più. Ventisei turni però, cazzo. Però ne vale la pena, secondo me. Portiamo Darwin lontano, dai. Cioè, per 5 turni non, di scienza non mi interessa sprecare Darwin, forza. Tanto Genizia è andata. Qui ci sono le paci tra Pachacuti e... non so se il nord Aquitania. Ok, ora a Parigi abbiamo una spia. Le chiediamo di contattare gli informatori in 8 punti in modo che agisca come se avesse 2 livelli in più e poi proviamo a iniziare a rubare i libri. In modo da, diciamo così, combattere i francesi sul turismo, in cui sono leader. E appunto cerchiamo di renderli un po' meno leader. Esplorazione automatica per sto ragazzo. Questa caravella che invece è flotta me la gestisco a mano, le altre tutte in automatico. Dai, facciamo così. E cos'è questo? Uno schermagliatore barbaro che ha incontrato un nostro guerriero. Facciamolo diventare spadaccino, va. Proposte. Passa. Non voglio attaccare Leonardo d'Aquitania. Teoria scientifica, vai. Ripeti rotta? No, andiamo a Gao. Adesso miriamo all'oro. Visto che siamo amici con Mansa Musa, cerchiamo un'alleanza. Magari scientifica. Non si può. No, militare non mi serve, grazie. No, 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 no. Questa caravella va in automatico. E anche... No, questa era quella manuale. Questa la teniamo vicino a tiro, dai. Ehi. Ok, scusate, ho controllato da quanto. Se la registrazione stava funzionando. Forse l'audio è scomparso per qualche secondo, ma è tutto sotto controllo adesso. Ok. Intanto sembra veramente che l'Ungheria sia in guerra contro gli Inca. Mi interessa poco. Attenzione però perché gli Inca stanno cercando di convertire KT e adesso devo parlare con loro. Voto contro l'emergenza città-stato. Vediamo cosa succede. Respinta. Devo chiedere agli Inca di non convertirmi. Perfetto. Non dovrebbero più convertire. Speriamo. Unità con Biblo va bene. Costruiamo le mura perché a quanto pare presto avremo dei visitatori. Ed è la città più esposta a sud-est, quindi ci sta che Biblo abbia le mura. Ah, gli scamagliatori usano l'arco. Secondo me mi fanno fuori se non sto attento. Oh, finalmente ragazzi, un anfiteatro a Cartagine. Cartagine va fatta crescere. Un bel granaio per avere più housing. Sicuramente è un bel costruttore per migliorare le zone circostanti. Avanti. Però servirebbe anche un cotton per migliorare le caselle d'acqua. Ok, tu amico mio torni a curarti. E un vulcano mega colossale eruttato, il Monte Pelé. Il Monte Pelé, va bene. E qui andiamo a lavorare presto le balene a Bruxelles per portarci da casa perché sono tanta roba. L'intero complesso dei Sì! A palazzi è parte che costruito mi nel sono dato una botta 1600, alla mano. l'asse del Mulino. Abbiamo la città Tutto proibita, quello che ragazzi. serve Ed è per ora. fantastico perché è una carta jolly in più.
Ora abbiamo tre jolly, tradizione letteraria, ispirazione, vediamo se ci piazziamo l'età repubblicana, tutte le città con un distretto ricevono più abitazione e più attrattiva. Non è poco, non è poco per niente. E Mulino d'acqua, Sidone. E avanti così, avanti tutta, ragazzi. Bene, possiamo togliere adesso con l'umanesimo la carta che migliora le meraviglie perché non ci serve più, onestamente. Mi servirebbe però avere magari qualche builder in più. Magari riportare per poco tempo la servitù della gleba potrebbe essere un'idea. Sì, ambasciata permanente, certo. Comunque il tortuganesimo non sta spingendo. Allora, più 2 punti grande artista sarebbe carino, però. Vediamo. Sconto per gli aggiornamenti, questo mi piace di più. Questa corveda leviamo per adesso e mettiamo. Servitù della gleba, avanti. Ok, adesso possiamo finalmente a metà prezzo potenziare tutte le nostre truppe. E serviva, ragazzi, perché abbiamo delle truppe veramente. Non so neanche come chiamarle, perché obsolete è un complimento. Abbiamo delle truppe veramente vecchie. Puzzano di vecchio. Un corsiero che forse posso. Illuminismo. Scegli produzione, cantiere completato a tiro. Io andrei sempre su una zona industriale. Non so perché non le ho costruite una accanto all'altra, sono un po' sciocco. Perché sarebbe stato davvero utile. Sì, però penso che sia la soluzione migliore. A parte che ci mancano le abitazioni. Tanto Bruxelles diventa una città industriale. Bene, iniziamo a costruire la prima bottega. No, con te non parlo. Tanto vedete che gli svedesi hanno fondato Hanstad, che è dall'altra parte di Cartagine, ma sapete cosa faccio? Tanto per rompergli le scatole, spendo un sacco di soldi, ma gli prendo tutto il territorio che hanno accanto in modo da strozzarli. A meno Hallstatt non si espande verso di me. Qui andiamo su Niani. E avanti così. Abbiamo del salnitro? Sì, uno. Perfetto. E mulino d'acqua completato a Sidone, granaio. Ora completato dobbiamo riparare il campus, mannaggia la miseria. E finalmente abbiamo gli informatori a Parigi. Dobbiamo cercare di. Non ci credo. Non è a Parigi che hanno. Scatole. Devo cercare una città che abbia il teatro. Ad Amboise potrebbero stare. Niente, visto che questa missione è al 100%, cerchiamo di aumentare il nostro livello di spionaggio a Parigi, così la nostra spia almeno fa un po' di esperienza, poi cercheremo di rubare le. Ottimo, di rubare le grandi opere più avanti. Che palle però, che palle. Speravo già di poter mettere le manacce su un grande scritto. Vai, polpini per soldi, adoro. Allora, granaio, dopo la bottega da Inoka, adesso possiamo iniziare a dire che le cose vanno bene. Ok, intanto compro 2 costruttori perché mi servono. Più
incredibile come le mura riesce a difendersi meglio. Arriverà ad avere 8 abitanti, non male per essere in mezzo alla tundra. Cos'è questa? Il grande Zimbabwe è stato costruito, va bene. Allora, zona industriale a tiro, facciamo subito la bottega, granaio completato a Sidone. Qui potrei suggerire un quartiere di divertimenti, visto che l'attrattiva è un po' quella che è. E se lo piazziamo qui in mezzo, ne beneficia Tirok T e Sidone stessa. Andiamo a lavorare il pesce, qui abbiamo delle balene. Dobbiamo subito andare a prendere. Ok. E poi al massimo le vendiamo. Why not? Why not? Cerchiamo di evangelizzare la credenza, visto che... Sì, ci sta. Ok. Pretese non verificabili e asser. Ok. Cerchiamo di evangelizzare la credenza con un apostrofo rosa, con un bel apostrofo di Sidone. Posto andato e andiamo a vedere un attimo il grande dilemma, l'economia. Il Big Ben praticamente ci dà un 50% in più di tutto l'oro che abbiamo accumulato. È una figata pazzesca, però se lo facciamo è più uno slot politica economica, però se lo facciamo dobbiamo mettere da parte tantissimi soldi. Io proverei ad andarci sul Big Ben. No, l'industrializzazione è più importante, scusate. Poi il Big Ben. Facciamo un vivaio che è sempre buona cosa a tiro per potenziare il cibo. Assolutamente. E qui una bella baleniera. I giapponesi sono felicissimi di questa cosa. Intanto Cartagine e Bruxelles finalmente hanno i loro anfiteatri che spingono cultura e la cosa non è per niente male. Civica completata. Leviamo la servitù della gleba. E mettiamo più 50% scienza dei campus se la popolazione è 10. Mi sembra una buona idea. Lo sconto dell'esercito lo togliamo e rimettiamo la coscrizione. Che poi è poca roba, ma una ventina di ducati li risparmiamo. Ora, sulle civiche, voglio vedere un po' che bilan posso fare. Sta naturale è semplicemente perfetta. Ok, andrei a fare un cantiere a questo punto dai Nook. Vediamo cosa riusciamo a fare. Più un'attrattiva delle città che hanno due distretti. La stupa permette di avere più fede, più un punto grande personaggio, ma questo era dovuto ai distretti Logos Santo. E vediamo un po'. La diffusione della religiosa e la pressione della città adiacente è il 25% più forte, più 50% con la scrittura. In questo modo le mie città si daranno molta più pressione e non vedrò più queste tartarughine con il segno meno, spero. Spero. Intanto tutte le mie rotte commerciali vanno a Niani. Che veramente ci riempie di oro. E finalmente, ragazzi, Darwin, dopo 26 turni, è arrivato a destinazione. Qui ci puoi dare 500 per ogni casella di meraviglia naturale. Qui ho 10, visto che abbiamo il Pantanal che ne ha 4, sono 2000 punti. Bella Non sono le grandi terre, quadra il e maggior. industrializzazione sono andate. E possiamo piazzare anche le armi da fuoco. Ragazzi, due tecnologie. In una botta sola, grazie al grandissimo Charles Darwin. Attenzione perché rischiamo di terminare questa epoca però con un'epoca oscura. Dobbiamo fare qualcosa. Ah, Il vero scopo della e politica. intanto l'impero del Mali abbiamo bisogno di amicizia. Ambasciata permanente, ok. E facciamo anche con Wilfrid Laurier, se ce la facciamo. Sì, grande. Ragazzi, abbiamo amicizia quasi con tutti. Quasi con tutti. Mancano soltanto Eleonora Aquitania e la regina di Svezia. Wow. E nasceva pure il canale di Panama. Questo lo voglio vedere, ragazzi. Questo lo voglio vedere. Questo lo voglio davvero vedere. Sono curiosissimo del canale di Panama.
A parte che qui non posso farlo da nessuna parte perché non ho stretti, ma tipo il canale di Panama si potrebbe fare qui, che taglia in due, oppure in zone in cui... Insomma. Paccia paccia, è finita la nostra alleanza, ne facciamo un'altra. Facciamola di ricerca, dai. E voglio proprio vedere se adesso... Che ho l'alleanza di ricerca, posso fare con il Mansa Musa un'alleanza economica. Ti prego, dimmi di sì. Pare di sì, ragazzi. E visto che abbiamo molte rotte commerciali con il Mansa Musa, le cose dovrebbero andare benone. Intanto qui Liang mi ha fatto veramente sognare con tutti questi vivai che danno a Tiro tantissimo cibo, quindi Tiro crescerà nel tempo. Alleanza culturale con Cupe va bene. Quindi siamo già a tre alleati. Sto giocando in modo molto poco militaresco. E paga. L'intelligenza artificiale sembra essere migliorata in questo senso. Allora, attenzione perché Babilonia più scienza della capitale. E se arrivo a tre ogni biblioteca mi dà più scienza, la voglio. Tu andavi a tiro. Fammi vedere tutta la produzione. Sì, è tiro al primo posto. Però in realtà se andiamo a Walata mi dà più 3 produzioni e un sacco di oro. Quindi andiamo a Walata, vai. Bene, bene così. Bene così, siamo già a 21 minuti, quindi direi che il prossimo sarà l'ultimo turno. Oh no, abbiamo dei balestrieri che mi fanno fuori di nuovo il campus di Biblo. Poh. Tanto Biblo mi fa magari un picchiere che poi va a dare un'occhiata a cosa sta accadendo in questa zona. Secondo me è l'idea migliore. Allora, mostra rotte sempre per produzione, per favore. Bruxelles, Pechi e Cusco. No, Walata, produzione e oro, vai. Assolutamente. Ragazzi, intanto ci siamo portati a casa in questi ultimi due episodi, due meraviglie davvero notevoli. Abbiamo una carta jolly in più, abbiamo il mausoleo di Alicarnasso e mi fa molto piacere. E abbiamo anche il tempio di Artemide. Un po' di meraviglie le abbiamo portate a casa, dai. Mi sto chiedendo se non abbia senso. Yes, intanto abbiamo. Intanto abbiamo. Aumentato di livello una spia. In attesa di ordini a Parigi. Andiamo a vedere a Parigi. Livello di accesso limitato. Vabbè, quindi non è che vediamo chissà cosa. Bottega tiro completata. Ora che abbiamo la bottega, ragazzi, abbiamo la necessità di costruire una fabbrica e poi subito l'arsenale veneziano. Voglio vedere se la fabbrica la posso comprare. No, mancano i soldi. Andiamo a costruire e poi se riusciamo a fare l'arsenale veneziano come meraviglia a tiro, con tutti i cotton che abbiamo, poi possiamo veramente diventare anche una potenza militare, che a me piace molto come idea. Fabbrica anche a Bruxelles. Ah, ragazzi, Bruxelles non... Bellissimo. No, ma sono felicissimo. Abbiamo il carbone a Bruxelles. Cartagine ha fatto il monumento, mi fa il museo d'arte. Altro carbone? No. Però siamo stati bravi a fare... Ah, qui! Ad Ainhoa abbiamo già del carbone, ragazzi. Benissimo. E Parigi adesso... si sposta. La spia e mi va d'Amboise perché secondo me no, Rouen. Rouen è più grande, ragazzi. Spostiamo la spia a Rouen perché secondo me gli iscritti sono in questa città. Dobbiamo andare a rubarli, dobbiamo andare a vedere.
Ok, qui raccogliamo il carbone. Avevo promesso che sarebbe stato l'ultimo episodio, ma... Allora, 5 per turno carbone... No, 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 no. Lasciamo perdere, per favore. Benvenuti al Congresso Mondiale. Inviare una rotta commerciale in una città-stato di questo tipo fornisce il 100% della resa. Non mi interessa. Le città-stato di questo tipo non forniranno più la loro sovranità. Mettiamole militari, visto che noi non abbiamo nessuno, niente a che fare. E non voglio spendere questi punti diplomatici perché voglio vedere alla fine se avendo più di tutti riesco a guadagnare qualcosa. In realtà Cooper ne ha più di tutti, ma vabbè. Ok, invia. Vediamo cosa succede. Ho anche votato per avere uno sconto nell'acquistare, nel produrre unità di oro, che è approvata, benissimo, unità con l'oro. Arena completata. L'arena praticamente che cosa dà? Più uno cultura e più un attrattivo dei divertimenti. Benissimo. Andiamo a fare una fabbrica a Sidone. E adesso ci salutiamo davvero, ragazzi. Allora, prima di salutarci, come sempre. Scientificamente parlando, come vi ho detto 2 episodi fa, eravamo sulla traiettoria giusta. Il Canada è in testa con 37 tech e 92 per turno. Noi abbiamo 36 tecnologie, quindi solo una è dietro al Canada, ma 129 per turno. Quindi la nostra produzione scientifica sta macinando. Dietro di noi gli ungheresi con 33 tech e 97 e i francesi con 33 tech e 85. Quindi siamo la potenza scientifica del gioco. Bene. Culturalmente facciamo un po' pietà perché il turismo è a 22, mentre ad esempio il Mali è a 66 e cultura 158, e la nostra cultura è a 71, anche se tutte le altre nazioni hanno cultura magari più bassa di noi, ad esempio Eleonora ha 64, ma ha molto turismo, ha un 36, quindi dobbiamo migliorare. Per dominio 551 contro il Mali che ha 1400, è tutta flotta. Se riusciamo a fare l'arsenale di Venezia una flotta potente, ci rispetteranno, ma in questo caso con tutta la rete di alleanze che abbiamo non dobbiamo preoccuparci. Religiosamente e diplomaticamente non so dirvi. Diplomaticamente è vuoto, religiosamente siamo quello che siamo. Prima di salutarci vedo che Wilfrid Laurier magari potrebbe accettare un'alleanza. No, no. Dovrei dare un'occhiata per vedere se questi ragazzotti accettano delle proposte. Ma lo vediamo nel prossimo. Sì, dai. Il prossimo episodio sarà un episodio con molta produzione. Perché guardate, guardate cosa stiamo facendo. Non me ne ero neanche accorto. Fabbrica, bottega, fabbrica, fabbrica, cantiere, bottega. Unica cosa che non c'entra un cavolo è un mercato e un picchiere. Stiamo andando a migliorare la produttività delle nostre città con tutti i distretti industriali che abbiamo fatto finora. Non vedo l'ora perché a me le città super produttive piacciono tantissimo. A voi? Scrivetemelo nei commenti, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo presto.